Vai dopo Alessandro, una bella responsabilità. Abbiamo compiuto un anno in Parlamento, ci avete pensato? È passato un anno? Impressioni, sensazioni, vabbè, la sensazione più bella è vedervi qui tutti quanti insieme adesso con questi occhi così attenti a vedere cosa è successo. In realtà l'esperienza è stata dura, pesante, però ci si apre oggi anche una grandissima speranza. Perché noi abbiamo, adesso ci vediamo chiaro, non abbiamo più, come diceva Alessandro, non abbiamo più bisogno di denunciare perché le denunce le abbiamo fatte, d'altronde era un po' quello che ci si aspettava. Se il paese è ridotto così, un motivo c'era, lì c'è la testa, tra virgolette, pensante, che poi è diventata apensante, di tutto quello che succede qui dentro. C'è tutta la nostra massa di risorse economiche, mentali, tutte le nostre energie che sono gestite lì dentro, quindi tutta la nostra vita è gestita lì, che poi anche in maniera fittizia, perché come ben sapete le vere decisioni vengono prese a livello anche europeo e vengono sottoposte a pressioni lobbistiche tremende, quindi le nostre vite sono in mano a questi immensi gruppi di potere che poi praticamente si alimentano semplicemente con i nostri soldi e muovono le mani di questa gente che vota lì dentro e che pensa col cervello che sta da un'altra parte. Infatti non sanno cosa votano, non sanno per chi votano e soprattutto non pensano più alle conseguenze sui loro figli dei voti che stanno dando. E quando ci vedete incazzati, quando mi vedete molto incazzata, è perché io penso che hanno tolto un altro pezzo di futuro ai miei figli. E allora io non lo consento più questo, questo non lo dobbiamo più consentire, ragazzi, perché io sono entrata qui dentro nel Movimento 5 Stelle quando io, ringraziando il cielo, vengo da una famiglia che mi ha consentito di avere tutto quello di cui avevo bisogno e in più si è concessa il lusso, tra virgolette, di essere una famiglia di persone veramente oneste. Io sono entrata nel Movimento 5 Stelle quando ho capito che l'onestà aveva perso nella nostra società il valore e quindi bisognava assolutamente dare la possibilità alle persone oneste di vivere bene. E sui nostri figli, senza il Movimento 5 Stelle, fossero rimasti in questo paese, essendo persone oneste, non si sarebbero più potute consentire quello che hanno potuto avere i nostri genitori. Questa è una cosa importante, che le persone oneste in Italia non stanno più bene. E quindi bisogna assolutamente riprendersi il governo del paese, tutte le energie, tutte le nostre risorse le dobbiamo scippare di mano a questi rapinatori, perché sono dei rapinatori, ci stanno rapinando, e riprendercele. Noi abbiamo fatto un giro per i cantieri dell'Expo e ovviamente si vede questa immensità, questo deserto immane e tutto cementificato. Poi c'è un ingegnere del cantiere che ti spiega che loro questa cosa qui è tutta ecosostenibile, che è bellissima, che va tutto bene, eccetera. Io per un attimo ho immaginato, ho fatto poi io con la mia testa purtroppo ormai malatamente economica, mi sono fatta due conti in tasca e ho sognato un po' d'occhi aperti. Poi è passato un anno da quando stiamo lì, come diceva Alessandro, siamo maturati e ho pensato a tutto quello che noi avremmo potuto fare se avessimo avuto noi quell'immane massa di denaro a disposizione. Ma voi immaginate quante cose avremmo potuto fare invece che quel deserto di cemento che adesso è il cantiere dell'Expo, lo immaginate? Allora immaginate se tutti insieme, come il Movimento 5 Stelle, potesse raccogliere le idee di ognuno di voi. Io credo che ognuno di voi ce l'ha una meravigliosa idea per investire centinaia di milioni di euro, no? Ce l'ha una meravigliosa idea per far rinascere un borgo antico che è in decadenza,
per ristrutturare le scuole dei propri figli che stanno crollando, per cercare di rimettere su, di rimettere in sesto in maniera pulita la sanità, gli ospedali. Ce l'abbiamo le idee per fare tutto questo? Beh, e allora ci manca soltanto la nostra volontà di riprenderci definitivamente il governo di questo paese e di riprenderci loro quello che è nostro! Voi che siete qui stasera e anche i nostri ragazzi che sono venuti a trovarci questo weekend perché ci hanno dato la possibilità anche di portare l'attenzione su delle tematiche nostre, milanesi e lombarde. Io sono di Milano, per cui ovviamente sono particolarmente contenta che siamo qua tutti oggi, perché purtroppo io ho visto, me ne sono accorta soprattutto adesso che mi sono un pochettino allontanata dalla Lombardia, che da fuori spesso c'è un'immagine della Lombardia che secondo me non è reale, perché si pensa sempre alla Lombardia come un'isola felice dove ci sono i soldi, dove tutto va bene, dove non c'è corruzione. Invece vedo che voi che siete qui lo sapete benissimo, e sapete benissimo invece qual è l'immagine che viene data all'esterno, perché invece si pensa che la corruzione non ci sia, che in Lombardia vada tutto bene. Per quello noi oggi siamo andati a Expo e l'abbiamo chiamata sotto l'Expo, perché noi vogliamo sapere cosa c'è dietro i soldi, dietro agli appalti. Chi è che ha dato quegli appalti? Perché quegli appalti sono sempre gli amici degli amici, li hanno chiamato nutrire il pianeta, ma è nutrire gli amici. È un caso che Expo sia stata fortemente voluta da Formigoni dopo il suo ventennio formigoniano. È un caso che l'ultima giunta Formigoni sia caduta a suon di arresti e di tangenti. Io non credo che sia un caso, per cui che non mi vengano a dire che in Lombardia non c'è la corruzione. In Lombardia purtroppo c'è ed è inutile che facciamo finta di niente. Per questo noi oggi siamo voluti venire qui, perché vogliamo che si sappia anche nel resto dell'Italia, dove invece spesso la Lombardia viene vista come l'eccellenza lombarda. Assolutamente purtroppo non è così, come sappiamo benissimo che la crisi si sente anche in Lombardia. Quante piccole e medie imprese stanno chiudendo? 40 al giorno. L'altro giorno leggevo 40 piccole e medie imprese ogni giorno chiudono in Lombardia. E cosa sta facendo questo governo? Questo governo, come quello precedente, andrà avanti a regalare soldi alle banche, perché alle piccole imprese, non alle grandi imprese, alle piccole imprese, agli artigiani, a chi veramente è in difficoltà, nessuno ci pensa. Soltanto il Movimento 5 Stelle ha l'interesse delle piccole e medie imprese. Noi abbiamo proposto l'abolizione dell'IRAP per le piccole e medie imprese, ce l'hanno bocciato. Abbiamo proposto con un emendamento e ce l'hanno bocciato. Abbiamo una nostra proposta di legge sull'abolizione dell'IRAP per le micro imprese, ce l'hanno bocciata. Abbiamo proposto, abbiamo fatto una bellissima mozione per l'armonizzazione fiscale, per fare in modo che in Italia non si paghi il triplo delle tasse che si paghi altrove, perché sennò gli imprenditori sono quasi incoraggiati ad andare altrove. Cosa ci hanno detto? Sì, bella idea, però poi vediamo. Beh sì, poi ci dicono, poi vediamo, ma ci prendono in giro, ci prendono in giro, ma non noi come parlamentari, prendono in giro noi tutti i cittadini italiani. E questo si deve sapere e deve assolutamente finire questa cosa. Noi giriamo le piazze italiane perché noi vogliamo raccontare quello che fanno in Parlamento, vogliamo raccontare, perché tutti i cittadini si devono rendere conto del fatto che queste persone li prendono in giro e si fanno i loro interessi al posto degli interessi dei cittadini. Questo dobbiamo dire e gireremo anche nelle prossime settimane, siccome sapete che ci hanno sbattuto fuori dal Parlamento perché abbiamo osato protestare, perché abbiamo osato cercare di proteggere quello che era il regolamento della Camera, ci hanno sbattuto fuori. Per questo noi porteremo il Parlamento nelle piazze italiane, gireremo nelle piazze italiane per raccontare quello che stanno facendo a Roma. A me piacerebbe anche parlarvi di europee, di elezioni europee,
perché è un appuntamento importante. Io mi occupo di questioni europee durante il mio mandato a Roma, però prevedo che le europee siano un'occasione per tutti noi. Io sono convinta che il movimento avrà un grandissimo risultato. Sono convinta che noi manteremo finalmente in Europa dei ragazzi giovani, preparati e con la voglia veramente di cambiare il sistema. Lo diceva prima, avete sentito i nomi che vi ha fatto Ale, Salvini, Lazzaricchi, cioè ma chi abbiamo, ma queste persone devono rappresentare gli italiani? Queste persone, cioè noi manteremo dei giovani preparati con la voglia di cambiare questa Europa, perché questa Europa, lo sappiamo, è un'Europa che non va, è un'Europa lontanissima dai cittadini, è un'Europa complicata, ci sono delle istituzioni, ce ne sono una marea e non sappiamo neanche quante, ma questo è voluto che i cittadini europei vengano tenuti fuori e lontani dalle decisioni che vengono prese in Europa. Per questo i nostri ragazzi andranno in Europa per cambiarla. Io sono convinta che vinceremo le elezioni europee e poi torneremo in Italia e cambieremo l'Italia. Grazie. Va bene, allora io ho parlato prima di tutti loro, quindi no, ho già esaurito, non devo parlare dopo. Vabbè, allora io direi a questo punto, vi ricordo che siamo qui anche per presentare, anzi soprattutto per presentare la lista civica che si presenta alle elezioni amministrative di fine maggio qui a Marcallo Roccasone. Quindi io ve li presenterei uno per uno, si presentano loro uno per uno, poi possiamo continuare con noi e se volete poi farci delle domande oppure noi possiamo parlare ancora a partire appunto da Alessandro Di Battista e gli altri di quello che facciamo, abbiamo fatto finora come Movimento 5 Stelle in Parlamento e in Regione Lombardia. Allora se venite avanti, sono i vostri concittadini, fatemi vedere. Io allora direi che ciascuno di loro può dire qualcosa e presentarsi, a partire dal candidato sindaco Luigi. Pensate un po', tocca a me parlare dopo, siete fatto un pallino, io cosa posso dire? No, niente, allora noi abbiamo messo in piedi questa lista sulle idee del Movimento 5 Stelle, qui ci crediamo. Siamo un gruppo di cittadini semplici che vogliono darsi da fare per il nostro comune. E pensate a questi ragazzi qua che potrebbero essere i miei figli qua, sì. E io ci proviamo, insomma. Ciao, niente, cosa dire, siete tanti, forse non ce lo aspettavamo neanche noi, quindi sicuramente ringrazio tutti quelli che avete partecipato, i ragazzi che hanno avuto la pazienza di stare dietro e montare in gazebo. Adesso avevo fatto una lista con i nomi dei paesi, se la trovo almeno per ringraziarvi uno ad uno, quindi volevo ringraziare Albairate, Magenta, Castellanza, Gallarate, Arruno, Inverino, Vigevano, Ro, spero non aver dimenticato nessuno, Marcallo, Marcallo. E niente, passo volentieri la parola adesso agli altri. Grazie a tutti di essere qua, di cuore. Vincendo noi! Sono timidi. Sicuramente sapranno poi difendervi al momento giusto. Questo è sicuro. Sì, avevamo raccolto dei nominativi all'inizio per fare delle domande ai nostri portavoce, quindi pregherei la Michela, quindi c'era Inora Fiormarino, Pietro. Fiormarino, Pietro. Pietro. Arriva. Andiamo avanti. Ah, ecco qua.
ascolta. Niente, voglio chiedere una cosa, scusate. Sono un po' preso così, no? Io sono un artigiano che da 40 anni faccio restauratore qui a Marcavo. Fra l'altro, mi preme molto dire che mi dispiace quando vedo i ragazzi che vengono a chiedermi in bottega, che è una bottega, voglio dire, semplice, a livello familiare, diciamo, io, mio figlio, qualcosa così, ma dopo 40 anni non avere i soldi per pagare il gas, e non so come faccio ad andare avanti, sinceramente, no? E quando questi ragazzi vengono lì con curriculum da me, ma dico, ragazzi, io vi metterei tutti qui in cortile, state con me, io faccio i corsi di restauro d'arte, voglio dire, una mia passione che ho, non voglio andare in pensione, voglio continuare a insegnare a questi ragazzi. Voglio dire, vogliamo fare qualcosa. Da sempre ti ho seguito anche a Genova, anche a Novara, dappertutto, Milano, a Di Maio, quant'altro. Io ho la speranza, ho un sogno, io ho realizzato tutti i miei sogni, volevo realizzare i sogni di questi ragazzi. Capito? Voglio subito. A voi che andate lì e fate quei denti, io credo, mi fate commuovere. Perché voi, quando siete lì, lottate. Io voglio che voi, a livello locale, dovete darci questa possibilità subito, un ombrello protettivo per poterli assumere subito, non andare a Roma o quant'altro e aspettare le istituzioni da fuori. No, scusa, sono un po'... anche queste ditte che chiudono, non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più la cara aperta. Qual è? Fatevi portavoce di questa cosa, che localmente la domanda è questa, noi a Marcallo, noi a Veruno che andiamo alle cose amministrative, dovete cercare di farci fare subito questa basta un minimo di assicurazione a questi ragazzi, come faccio ad assicurare i ragazzi io che non ho i soldi per pagare il gas, ma non lo volete dire, io subito voglio insegnarvi e fate, se potete, non lo so con quale localmente, è una cosa molto semplice, si mette a disposizione, perché non si può mettere a disposizione l'amministrazione e a livello comunale, anche europeo, che ne so io adesso. Grazie. 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 Paolo Salmoiraghi. Alemanni Fabio, Simona Petrazzini, Napolitano Michela, Tatiana Spirito. Ciao, prima cosa complimenti a tutte e due per quello che mi dice. Quando è che vi sciogliete? No, a parte gli scherzi, che possibilità ci sono veramente sul reddito di cittadinanza per poterlo farlo prestare? Grazie. Altri? Sono Simona Pedrazzini, rappresento questi. Sono presidente di questa associazione. Dal 2008 ad oggi contiamo quasi 5.000 morti. Ogni giorno, Alessandro, 4-5 suicidi. Ieri a Civitanova Marche un ragazzo di 21 anni si è impiccato. Io vi chiedo, in ginocchio, di aiutarci. Tu parlavi prima di pena di morte. La pena di morte l'hanno data noi. Siamo noi che stiamo morendo. Io rappresento le famiglie di questi morti, Alessandro. Abbandonati da tutti. Non abbiamo nessuno che ci rappresenti. Non abbiamo nessuna lobby, nessun sindacato. Nulla, nulla. Io vengo da Piacenza e sono venuta qui stasera perché sapevo che c'eri tu e ti ho portato questa e io spero di vedertela indossata e quando riusciremo a raccogliere i soldi
la manderò per tutto il gruppo parlamentare dei 5 Stelle e mi auguro che un giorno in Parlamento la legge per tutti noi. Fate chiudere l'Italia, fate cambiare le procedure di Italia, perché è una moderna Shoah. Ci stanno uccidendo nel modo più subdolo possibile. È Gestapo. Grazie. Grazie a te. Ricordo in chiera. Perché... scusa, scusa, diretta. Il pezzo aumenta il pezzo. Buonasera a tutti. Allora, il mio discorso purtroppo è improntato su una categoria che purtroppo è in continuo aumento, e cioè parliamo di disoccupati. Disoccupati che stanno diventando veramente tantissimi. Ecco, volevo sapere se voi state improntando qualche cosa, un qualche studio affinché comunque questa carenza che c'è di lavoro magari si possa portare avanti. Grazie a voi tutti, buonasera. Allora, due domande. Uno, concretamente, quando si propone una lista civica per un comune, come può affrontare il problema delle slot machine, delle locali in cui sono presenti le slot machine, visto che comunque sembra che queste amministrazioni vengono ostacolate anziché l'attuale normativa. E secondo luogo, volevo informarvi che la nostra zona, io vengo da Marnate, che è un paesino della Vallelona, c'è anche Castellanza qui, Riscaldina, ci sono dei gruppi vicino dove abito io, che è una zona completamente martoriata dall'inquinamento delle aziende chimiche e dell'UPAC, che recentemente, non so se avete sentito sui giornali, è esplosa una cisterna con dentro del materiale, a quanto dicono non è tossico, ma insomma la persona che viveva vicino insomma ha avuto qualche fatica a respirare, aveva un bambino piccolo, per cui come si fa ad affrontare questi generi di situazioni da parte di amministrazioni anche piccole come può essere Marnate, come possono essere altre situazioni. Grazie. Ovviamente è toccante vedere, sentire, ascoltare. A noi capita purtroppo tutti i giorni la storia delle persone che poi sono persone di cui noi facciamo parte, perché noi non siamo un mondo a parte, ringraziando il cielo. Noi parlamentari del Movimento 5 Stelle siamo calati nella realtà, anche a me arrivano costantemente cartelle di Equitalia, non si dimenticano mai di noi. Grazie Stato, quando ci devi usare come bancomat sei sempre presente. Ci farebbe molto piacere se fossi presente anche quando noi abbiamo bisogno di te e non solo quando tu hai bisogno di noi e dei nostri soldi. Quindi tutto quello che è rappresentativo di uno Stato che si è trasformato veramente in aguzzino, un po' è quello che vi dicevo prima, no? È quando bisogna dare spazio a lobby, a pressioni, a gruppi di potere. Allora su chi bisogna rivalersi? Bisogna rivalersi su chi quotidianamente, si dice alle parti mie, tira avanti la carretta con fatica. Ed è proprio su quella carretta che ogni giorno lo Stato mette un peso in più. E noi deputati del Movimento 5 Stelle, insomma noi nel gruppo parlamentare, cerchiamo con tutte le forze che abbiamo di alleggerire invece il peso di quella carretta che ognuno di noi deve portare avanti quotidianamente. Alessandro parlava della compensazione delle cartelle esattoriali con chi vanta crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Abbiamo anche approvato un emendamento che prevede che le imprese che delocalizzano, cioè che portano via dall'Italia la produzione e hanno ricevuto gli aiuti dallo Stato, devono restituire comunque i soldi che hanno ricevuto nel momento in cui vanno fuori Italia, perché questo è un altro dramma che porta disoccupazione.
e quei soldi devono essere investiti nella nostra impresa, nella piccola impresa. Come sapete, diamo parte dei nostri stipendi alle piccole e medie imprese. E voglio sottolineare che incitiamo tutti i giorni gli altri gruppi parlamentari ad imitarci in questo. Renzi ci imita mettendosi davanti al computer e chattando oppure mandando i messaggi su Twitter, ma non ci imita mai a fine mese quando noi facciamo il bonifico per le piccole e medie imprese, mai. Quella è l'unica giornata del mese in cui nessuno ci vuole imitare. La proposta del, quindi questo è lo Stato che loro, la faccia dello Stato che loro mostrano a noi, questo Stato aguzzino, e invece lo Stato che noi vogliamo vedere è uno Stato, come dicevo prima, che non si rivale sulle persone oneste, ma che capisce, che tratta come figli i propri figli in difficoltà, che li assiste, che sta vicino. Quello è lo Stato che vogliamo vedere, uno Stato di solidarietà. E anche per questo noi, una delle nostre principali proposte, qualcuno lo chiedeva, è il reddito di cittadinanza, perché il lavoro non deve diventare un ricatto, non dobbiamo accontentarci di qualunque forma di lavoro, noi dobbiamo avere il lavoro come una forma di realizzazione della nostra personalità, dobbiamo costruire qualcosa con il nostro lavoro in maniera produttiva. Ed è per questo che abbiamo, anche per questo che abbiamo chiesto il reddito di cittadinanza, prima attraverso un emendamento alla legge di stabilità, poi attraverso una proposta di legge con adeguate coperture, non come fa qualcuno che sbandiera movimentazioni di denaro, alleggerimenti fiscali e poi non mette le coperture e poi aumenta le tasse da qualche altra parte. Beh, che dire, che speranze abbiamo che questa proposta venga accolta? Finora noi non abbiamo trovato accoglimento per questa proposta all'interno delle altre forze politiche, perché loro hanno pensato ad altro, loro pensano costantemente ad altro, loro pensano a regalare i nostri soldi, come dicevo, alle lobby, alle banche private, hanno regalato 7 miliardi e mezzo, però noi non ci abbattiamo, porteremo comunque avanti le nostre proposte. Sappiate che tutto quello che sono le vostre esigenze, il vostro sentire, le vostre sensazioni sono riportate fedelmente in quel maledetto palazzo.